Ciao e bentornato sul mio canale YouTube, io sono Mattia Babetto e oggi andiamo a vedere insieme come fare ad imparare lo squat grazie a un semplice muro. Ho deciso di fare questo video perché vedi, in questi anni in cui ho fatto il personal trainer ne ho viste veramente di tutti i colori. Ho visto eseguire lo squat nei modi più svariati possibili, andare a sparare le ginocchia avanti, eseguirlo inarcando la schiena, facendo collassare le ginocchia all'interno, insomma, come dicevo, l'ho visto nei modi più svariati e questo nel medio-lungo periodo purtroppo espone le persone a rischio di infortunio, anche grave, infortuni soprattutto alla bassa schiena, alle ginocchia. Ecco, vedi, imparare lo squat è a mio avviso molto importante. Lo squat è veramente il re degli esercizi, come lo definiscono alcuni. Facendo lo squat in modo corretto, non solo andrai a tonificare le tue gambe, ma potrai anche aumentare quella che è la massa muscolare se ci avvini ovviamente un'alimentazione ipercalorica. Acquisirai maggior forza generale, maggior efficienza cardiorespiratoria, cioè i benefici sono tantissimi. Ecco perché è importantissimo che tu lo impari al meglio e soprattutto per non infortunarti, per non farti male e interrompere quelli che sono i tuoi allenamenti. Quindi oggi vediamo come eseguirlo grazie all'utilizzo di un semplice muro. In modo particolare sono tre le fasi che andremo a vedere. Allora, nella prima fase ti posizionerai a circa due spanne dal muro con le punte dei piedi, piedi larghezza spalle, e andrai ad eseguire uno squat con la classica accosciata. Eseguilo normalmente come ti viene. Poi, fatta questa prima fase che dovresti fare senza alcun problema, passiamo alla seconda fase. La seconda fase invece è avvicinarti al muro, in particolare ti allontani di una spanna con le punte dei piedi e vai ad eseguire nuovamente il tuo squat. Allora, qui i casi possibili sono tre: o l'hai fatto tranquillamente, molto bene, andando giù in accosciata, le ginocchia e il viso non hanno toccato il muro e quindi va molto bene, sei pronto a passare allo step successivo. Il secondo caso, sei riuscito a fare lo squat, però hai fatto fatica, le ginocchia hanno toccato il muro, magari anche il viso ha toccato il muro e qui c'è da lavorare sulla mobilità del bacino, delle caviglie, delle spalle. Potrei andarlo a fare successivamente eseguendo sempre lo squat a muro e anche facendo esercizi di mobilità appunto per le spalle, per il bacino, le caviglie. Qua sul mio canale puoi trovare vari esercizi, vai un po' a vedere, vai un po' a spulciare il canale che li trovi. E hai il terzo caso dove invece non sei riuscito ad eseguirlo. Magari sei andato giù fino a un certo punto, non riesci a scendere di più, magari ti sei ribaltato indietro. Ok, in questo caso quello che hai da fare è continuare a provare ad allenarti e puoi farlo in modo diretto, quindi eseguendo lo squat a muro, oppure lavorando sugli esercizi di mobilità di spalle, bacini e caviglie. Ok, adesso passiamo al terzo step, l'ultima fase, dove ti vai a posizionare a un pugno dal muro con le punte di piedi, piedi larghezza spalle, e vai ad eseguire lo squat in accosciata. Allora, anche qui i possibili risultati sono fondamentalmente tre. Uno, sei riuscito ad eseguire bene lo squat, andando giù in accosciata senza toccare con le ginocchia, senza toccare con il viso. A questo punto il tuo squat è veramente un buonissimo squat. Puoi continuare su questo livello, ti puoi allenare e puoi ancora di più perfezionarlo, vedere che facendolo ti verrà sempre via via migliore con il tempo e se lo esegui con bilanciere vedrai che riuscirai via via sempre a sollevare maggior carico perché acquisirai forza nelle gambe e soprattutto forza a livello generale. Il secondo caso, sei riuscito a farlo, però vedi che con le ginocchia hai toccato, il viso ha toccato, tendi a sbilanciarti un po' indietro, quindi non sei proprio stabile. Ecco, in questo caso continua ad esercitarti sia a muro ma anche a lavorare soprattutto sulla mobilità del tuo bacino e anche delle spalle. Il terzo caso invece è quello
che in qualche modo non sei riuscito a farlo, magari sei sceso poco in un certo punto, se vai più giù tendi a sbilanciarti indietro, cadi all'indietro, quindi in questo caso dovrai continuare a lavorare sullo scuotamuro. Ora in definitiva quello che hai da fare è capire a quale livello sei, cioè dove sei riuscito ad eseguirlo bene. Mettiamo che per esempio sei riuscito ad eseguirlo bene a sole 2 spanne dal muro, allora quello che farei è via via avvicinarti un po' cercando di arrivare a 1 pugno dal muro, sempre curando bene l'esecuzione e stando attento a non toccare con le ginocchia e con il viso. Ti assicuro che riuscirai in questo modo a imparare veramente, ma veramente bene lo squat. Avrai uno squat più efficace, più sicuro perché non ti farai male e acquisirai tantissima forza nel tempo. Quindi, questo per oggi è tutto. Io spero che di essere stato chiaro, di averti fatto capire come puoi imparare in modo veramente semplice, grazie all'utilizzo di un semplice muro che tutti abbiamo a disposizione. Se hai dubbi o domande puoi scrivermi sotto nei commenti. Se ancora non sei iscritto, beh, allora iscriviti, vai in alto a sinistra. Qua sul mio canale troverai essenzialmente tutto quello che riguarda il corretto allenamento, la corretta alimentazione e la corretta postura. Insomma, tutto quello che serve per vivere una vita al 100% in piena salute. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao da Mattia!